Per quanto riguarda lui che dice le riforme le facciamo tutte insieme, beh, questa è una cosa che non è prima, fino a prima dei 1000 giorni, lui diceva questo mese facciamo la tale riforma, poi il mese successivo facciamo la tal altra, ed erano riforme per le quali ci vuole un'intera generazione. L'accordo tra Moro e Berlinguer, prima che ammazzassero Moro, ma io ebbi un'intervista con Moro 15 giorni prima che lui fosse preso e poi portato al macello, dove lui diceva noi ci alleiamo con i comunisti perché dobbiamo rifondare lo Stato, e per rifondare lo Stato le due maggiori forze del Paese debbono essere unite per almeno 2 legislature, ci vogliono 10 anni. No, ma dove si è perso allora, senso dell'impegno adesso politico? Finisco. Ma prima lui diceva ogni mese se ne fa una, poi è venuto fuori 1000 giorni. I 1000 giorni sono venuti fuori da poco. Perché? Perché ha visto che non era possibile farne una al mese, riformi lo Stato in 4 mesi, ma solo dei matti possono credere una cosa simile. Perché ci credono così tanti? Perché ci credono, non lo deve domandare a me. Io so che per rifondare lo Stato ci vuole almeno un'intera legislatura. E 1000 giorni non bastano? Ma non è 1000 giorni. Lui ha detto che se non approvano le riforme costituzionali che lui vuole fare subito, lui va alle elezioni. Però l'ha detto più come minaccia, e sembra che abbia delineato un percorso. Sa cosa mi sembra? Che ci siano 2 livelli. Uno è quello che dice e che comunica al Paese, in modo che il Paese mantenga questo consenso. È una cosa un po' saggia, per cui invece in realtà probabilmente si propone un percorso molto più minimalista di quello che propone. Lei crede che ci sia questo doppio binario in Matteo Renzi? Io credo che deve buttare la pasta nell'acqua. Okay. Ma no, aspetti, perché la pasta nell'acqua non è che può buttare nella stessa acqua gli spaghetti, i carciofi, i piselli. No, il riso. No, deve scegliere quale tipo di roba butta in quella pentola. E in base a quello che butta in acqua si perde un po' di consensi. Voglio vedere quando, adesso ha già detto che per decreto abolisce l'articolo 18. Beh, io ricordo ancora Sergio Cofferati, segretario della CGIL, una 20 anni fa, portò 3 milioni di italiani al circo massimo e bloccò la riforma. Però erano altri tempi. Che fine ha fatto quella sinistra PD? In fondo sembra che sia Berlusconi che quel mondo si siano un po' appannati, un po' eclissati, no? Si sono un po' appannati. In effetti si sono un po' appannati. E il risultato è questo. Mi dice una cosa buona che ha fatto Renzi? Una. Lui è coraggioso. È coraggioso e ha voglia di fare. Ecco. Ha voglia di fare. Lei sa che si dice c'è il bene comune, la visione del bene comune. Allora, tutti quelli che stanno in politica hanno una visione, i partiti hanno una loro visione del bene comune. Quando si arriva alla politica a farla, tu scegli, ho avuto il potere, l'ho conquistato per fare il bene comune, oppure ho avuto il potere per fare il bene comune, ma adesso invece rafforzo il potere. E qui, questo io ho fatto la distinzione tra Moro, Fanfani, De Gasperi e Andreotti. E poi ho detto, Renzi somiglia ad Andreotti, vuole il potere subito, oggi tutto. Ecco, allora questo a me non piace. Tutto il resto di Renzi mi piace, anche se prende il gelato. Senta, mi dica un suo auspicio. È un consiglio da dare a Renzi, L'ho già detto. Buttare scelga la pasta. No, scelga. Gli suggerisca quale pasta buttare allora, è dei tempi. Deve buttare la pasta che ridia, gliel'ha detto Draghi, deve buttare la pasta in quell'acqua dove cuoce
la riforma del lavoro che deve significare maggiore competitività, e maggiore poi produttività, prezzo, maggiori investimenti. Questo è. E poi contemporaneamente l'equità sociale. Grazie direttore Scalfari. Bocca al lupo per tutto.